che giravolta. Noi siamo stati sempre coerenti, questa era, e guardate che questa è la soluzione più giusta. Noi siamo con AVS, non capisco perché c'è stata questa posizione del PD, la rispetto, una loro decisione, ma voi comprendete che il CDA di una società, di un servizio pubblico, deve essere assolutamente, doverosamente presidiato dalle forze di opposizione, che devono avere dei rappresentanti per esercitare funzioni di vigilanza, di controllo, valutazione del bilancio. E questa la considerazione che abbiamo fatto con AVS. Qui la spaccatura c'è stata da parte del PD, che ha deciso con Renzi, dopo aver fatto nel 2015 il PD la riforma di questa governance, oggi fa questa spaccatura. La rispettiamo, ma abbiamo visto che quando si parla di poltrone vorrei che non fosse distratta l'attenzione. Qui sono posizioni di rappresentanza dell'opposizione, doverosamente vanno presidiate. Secondo lei, scusi, una riforma della RAI, oggi dobbiamo ancora iniziare a discutere su quale modello vogliamo, di governance, sostenibilità finanziaria, quale concezione del pluralismo abbiamo, si può fare in un mese? Secondo lei, in un mese, ragionalmente? E che facciamo? Rimaniamo senza CDA? Lo lasciamo quindi alla Meloni? Alle forze di maggioranza? Non esercitiamo neppure quel minimo controllo per il pluralismo, per funzioni di vigilanza e di controllo? Ripeto, chi non vuole occupare le poltrone, dica a tutti i suoi, dopo decenni, uscite fuori dalla RAI, abbandonate le poltrone, giusto?